Ciao a tutte amiche ed amici di WKT Fitness TV, ben trovati ancora oggi dal vostro personal trainer Fabrizio Ferri. In questo video vi mostro come eseguire le aperture posteriori con il TRX. Cos'è il TRX? È quell'attrezzo, quell'accrocco che ci serve per fare allenamento in sospensione. Adesso andiamo a vederci l'esercizio, molti di voi già lo conoscono, si può fare sia a casa che in palestra. Io questa volta l'ho fatto in palestra, ma tranquillamente per chi avesse il supporto da applicare a qualsiasi portone di casa si può fare anche da casa vostra. Andiamoci a vedere l'esercizio e vai con il video. Prima cosa da fare è impostare la distanza corretta per effettuare al meglio il movimento. Io in questo caso stavo testando la linea e faccio un passo indietro perché sentivo troppo peso, quindi non sarei riuscito a fare una buona apertura. Adesso apertura, quando apro le braccia butto fuori l'aria, quando scendo inspiro. Come vedi la mia schiena è perfettamente allineata, cioè non devo mai spanciare o buttare troppo fuori la schiena. Quindi sempre massima precisione nell'effettuare tutto l'esercizio. Come vedi io tengo perfettamente in linea il polso, il gomito e la spalla, proprio perché voglio sentire al meglio l'attivazione del deltoide posteriore. Ovviamente qui c'è anche una fortissima carica sul dorso e sul trapezio, perciò massima gestione e massima intensità su tutto l'esercizio. Ve lo faccio rivedere un po' più da vicino perché questo lavoro deve essere fatto estremamente tecnico. Non si può mai sbagliare, altrimenti se ne andrebbero a sentire dei muscoli che in questo caso non ci interessano affatto. Le aperture posteriori per le spalle al TRX sono eseguibili ovviamente sia a casa che in palestra, sono un'ottima alternativa a quelle fatte con i carichi o con i cavi, quindi manubri o cavi. Può essere inserita all'interno di un percorso di allenamento per le spalle o di un circuito total body. Grazie a tutti per aver visto anche questo video. Se i contenuti che pubblico ti piacciono, iscriviti a WKT Fitness TV, non perderti nessun aggiornamento, cliccando anche sulla campanellina, clin clon. Quindi per qualsiasi informazione o consulenza non esitare a contattarmi, scrivi su fabrizio.ferri@gmail.com. Grazie ancora di nuovo, buon fitness a tutti dal vostro coach Fabrizio Ferri.